Ci spieghi un attimino. È morta. La nostra medium, la nostra prima sospettata, è morta. E sai cosa vuol dire? Che sospettato è qualcun altro. Esatto. E in questo caso sono io di nuovo. Perché? Perché adesso ho un nuovo bracciale, capito? Ho una cavigliera e non mi posso più spostare da qua. La cavigliera t'ha messo. Non è. Ma scusa, ma Paolo, adesso mi stai prendendo per il culo? Cioè, letteralmente sono stato qui fuori un'ora a parlare. Gliel'ho detto 3 volte a loro e ancora non hai capito. Non mi posso spostare da qua. Non gli hai detto che eravamo andati a casa sua? Ma no, non sono deficiente, Susan, no, l'hanno trovata. Ma magari la Ma te lo spiego un'altra volta perché forse non ti è chiaro. Sì, sarà che io da traumatizzato capisco meglio di te. Scusa se sono un po' arrogante. Hanno trovato Susan morta. Sospettano che sia stato io, perché un suo vicino di casa ha visto qualcuno che assomiglia a me. Ovviamente con le forze dell'ordine, visto che sono un sospettato, vengono a dire: Hello, guarda che è morta un'altra tizia, che guarda caso è collegato a tutto sto ambaradan, e sembra che abbiano visto te. Oltretutto la nave l'hanno trovata morta a 2 isolati dietro la casa sua. Quindi noi eravamo lì in quel punto preciso. Se spunta fuori una telecamera, vede noi. Se spunta fuori qualcosa, vede noi. Tra l'altro strangolata con una catena, il che mi sconvolge un po'. Cioè, praticamente è morta subito poco dopo che l'abbiamo vista noi. Eh sì, per forza, noi siamo stati probabilmente gli ultimi a vederla. E mi viene da pensare, ma come abbiamo fatto a non sentirla? Come abbiamo fatto a non vederla? Perché una persona strangolata. Un attimo, o la prendi alla sprovvista e la Eh prendi alle sì, spalle, se sicuro, no, sì, immediatamente sicuro, urla, prova a proteggersi, poi. sicuro. Oppure conosceva il suo assassino. Ecco quello che stavo per dire Chiaro, io. chiaro. Se tu non Quindi al urli, telefono poteva poteva essere essere al telefono l'assassino. col killer. Sì, ma raga, c'è un problema. Sì. È vero, raga. Lei al telefono ha detto: Ci vediamo, ci arrivo vediamo, sto subito, arrivando. Ha sto detto qualcosa arrivando. del Se è vero, genere. non me l'era ricordato. Fatto sta che adesso la situazione Ok. sta facendo veramente tanto grave, perché io da sta casa non posso più uscire fino alla fine delle indagini, Ma quindi sono abbiamo messo segregato. raga, poi c'è un'altra No. cosa, cioè adesso la polizia però entrerà bene in casa di Susan. E tutti i vestiti delle vittime. C'è qualcosa E beh, che prima o non torna. poi. Vabbè. No, ma cosa c'è? Cosa. Perché erano O lì? lei era la killer e qualcuno si è vendicato, o semplicemente forse lei stava indagando come noi. Sicuramente abbiamo sbagliato tutto. Ah, Cioè, sì, no, sono quello è sospetti. certo, ma non è Quindi, proprio sicuro. ma Abbiamo sbagliato tutto, ma cazzo, entri. Che c'è? Cosa? Pronto? Ah, buongiorno, sì, sono Margaret. Sì. No, 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 non si preoccupi, non si preoccupi. Stia tranquilla. Sì, adesso noi siamo a casa, è andato tutto bene. Sì, alla fine siamo andati in un hotel. Oggi Va non bene, sono va pronto. bene. Vabbè, no, non si preoccupi, stia tranquilla davvero. Capiamo, capiamo, va bene. Grazie, grazie mille comunque della chiamata. Grazie, arrivederci, arrivederci. Cosa voleva? Chiedere se stavamo bene. Immaginavo. Ah, sì, ci sta. E chiedere ancora scusa per il fatto che non ha potuto aprire le porte della chiesa, insomma, non si preoccupi. Boh. Se lei ci avesse dato una mano, come aveva promesso, adesso non saremmo in questa situazione, perché io gli ho detto che abbiamo dormito in hotel e gli ho dovuto dire che ero con voi, però io non ho Tanto prove. sarebbero venuti lo stesso. No, Infatti. sarebbero venuti lo stesso, però se Sì. avevamo un testimone esterno come la suora, lei poteva dire ai carabinieri, come cacchio si chiama, la forza dell'ordine? No, erano con noi ragazzi. Ora, io che vado in hotel non è una giustificazione, non è Magari una non prova, non è un avrebbe. alibi. No, Magari non anzi, avrebbe. probabilmente hai fatto pure il check-in dopo che lei è morta. Ma probabilmente sì, Eh ma al sì. 100%. Ma tanto cosa pensi che avrebbe potuto dirlo? Cosa? Se ci avesse ospitato dentro al convento, Sì, magari nascosti, sì, non ti non diceva avrebbe niente. detto che Non ci avrebbe sono trasformati. testimoniato. Anzi, no, ancora peggio perché se tu sei il primo indiziato e la suora cosa fa poi? Ah no, vai pure a chiedere alla suora, ero in convento da lei. Cazzo è quello? Cos'è sta roba? Potrebbe esserci qualcosa che, non lo so, ci può Ma aiutare. dimmi L'ho cos'è! preso. Ho preso questo. Boh, questo libricino da casa di Susan. Ma voi siete pazzi? Ma continuate a rubare a casa degli altri? Sono l'unico Poi indiziato facevate la qua. morale ieri sera. Ma qualcuno hai rubato qualcosa? Zero. Ma io l'ho preso per Qualcuno qua questo. dentro questa casa ha rubato Potrebbe qualcosa? esserci Io l'ho qualcosa preso che per ci dà una questo. mano, raga. Va Qua bene. sopra ci sono le trascrizioni delle sedute
che Susan conduceva le sedute spiritiche, ok? Ah, figo. Tu, Debbie, quando pensavi di dircelo, abbi pazienza. Ma, ieri sera non mi è sembrato il caso di tirarlo fuori così. Però io l'ho preso, perché mi sono interrotta, perché tu hai piantato un urlo pazzesco. Le trascrizioni di cosa? Delle sedute spiritiche. Ma figo, sì. Oh, santo signore. Io avevo solo letto Susan trascrizioni. Vedi. Allora. Ore 00:13. Dialogo con Micaela. Inizio. Primo contatto. 00:37. Albero senza foglie. Sangue che cola dai rami. Fa freddo. Dopo. Non c'è nessuno. È l'inferno. Mai niente unicorni. Assassino, luce, luce, luce. Come assassino, luce? Ah, vedi che però sembra quell'elemento? Sì. Quindi Micaela. Lei stava indagando. Quindi Micaela. Micaela era una vittima. Era una delle vittime. Ah, lei faceva sedute spiritiche alle vittime. Cioè per mettersi in contatto con le vittime? Esattamente. Qua parla con Jane. Alle 3 del mattino, 3:18, 3:25, contatto molto forte, dice: chiacchiera con qualcuno, non vedo, sento odore di vernice fresca, c'è del sangue sulle pareti, fari di macchine, luce accecante. Cos'è sta roba della luce continuamente? L'ha detto anche con noi? Sì, sì, luce. Aspetta, dialogo con Matthew, tocco il suo jeans. Raga! Ho capito! Non è che lei usava gli abiti delle vittime come lo fanno molti, sai, no? Tu porti un tuo indumento, sì, per permettergli un contatto. E allora definitiva sta cosa, come diceva Gian. Lei stava indagando come stavamo indagando noi. Quindi tutti quegli abiti che lei aveva li aveva presi per mettersi in contatto con Li aveva rubati, ecco chi. Rubati o gli avevano date le forze dell'ordine per aiutarlo a indagare? Beh, i nostri no. Dal cassonetto le ha prese lei. E perché sono arrivati a casa quelli di Andrea? Perché ce li avrà mandati l'assassino. Sì. Il killer. L'assassino. Il killer non sapeva che c'era forse Susan che stava anche indagando. Ed è la prima che ha fatto fuori. In più Susan era una medium. Quindi hai capito, ha preso due piccioni con una fava. Raga, magari Susan avrebbe potuto continuare a indagare se noi non gli avessimo rubato il telefono. Sarebbe morta lo stesso. Sarebbe morta lo stesso. Perché? Aveva già il killer alle sue campagne. Sì, sì, sì. E comunque era una media. Il killer è arrivato a lei. Chi non ce lo dice che noi siamo i prossimi? Ce l'ha detto Susan. Ce l'ha detto Susan. Stavo per dirtelo. Noi siamo i prossimi. È che fino adesso io ho sempre pensato Susan è il killer, quindi possiamo. Ci deve essere. Possiamo Eccola. Scappare. Visione improvvisa. Con il pantalone di Andrea. Vedi? Visto. Ore 4 del mattino. Il pantalone ce l'aveva. Capelli biondi. Con un teschio pieno di sangue. Mani al collo. Anello trischelle. Siamo noi. Pesce. Raga. Vomita sangue. Cosa vuoi dirmi, Andrea? Vedi. Cosa vuoi dire? Lei parlava con Andrea. Ma quindi è stata Susan a prendere la nostra borsa dell'immondizia? 100%. Sì. 100%. 1000 per 1000 sarebbe, abbiamo la conferma. Certo. Scrive delle robe, raga, ho i brividi. Sento il tuo odore, ma non ti vedo. Sei in tutte le cose. Tu sai che ti sto cercando. Sta parlando con l'assassino. Voglio giustizia. Gli abiti di Marta non mi permettono un contatto. Lei non parla, non vuole. Ore 23:30. Non trovo il suo volto. Ti sento ma non ti vedo. Non accecarmi, non togliermi la vista. Ore 3:30. Il demonio si trova a New York. Oh santo cielo, cosa? Il demonio si trova a New York. Ore 3:30. Voglio cercare se c'è la trascrizione che ha fatto su Andrea. Il demonio si trova a New York. Eccola. Ore 2:15. Dialogo con Andrea. Tocco la sua maglia. Tossisco. Forte energia. Inizio contatto 2:17. Forte energia. Mazzo di chiavi. Due mani che si scambiano delle chiavi. Bottone nero. Luce e oro nel cielo. Cos'è la luce e oro nel cielo? Perché lei ha parlato l'ha tante detto, volte. È, l'ha detto anche con noi, l'ho menzionato oro, chiaramente. Sì. Luce, 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 illuminato. L'aereo. Oro, oro, oro. Il sole? So. Luce. Il sole, sì. Nel il cielo. Sole, però. La luna, le stelle. Però gli omicidi sono sempre fatti di notte. Mai la luna? Le stelle? Un lampione? Allora, le stelle a New York non le vedi. Un gioiello. La luna. Un gioiello. Un gioiello. Non lo so, una colluttazione.
Beh, una catena, se ci pensi, Susan è stata ritrovata strozzata con una catena. Raga, fatemi andare a togliere questi vestiti di dosso, devo fare... devo un attimino rimettermi in sesto. Io ti seguo, mi sa. Ma e poi ci penso, devo scegliermi le idee. Facciamo una pausa un attimo. Dobbiamo tutto da capo, capisci? Ci serve una pausa. Sì, sono d'accordo. Non so se sto facendo la cosa giusta o no, ma se dovesse funzionare ne sarei molto felice. Ho qui il telefono di Andrea e sono in casa di Andrea e mi piacerebbe tanto che ti facessi sentire. Mi piacerebbe che... Questa era casa tua, sei una donna molto, molto forte, hai un animo molto forte da quello che abbiamo capito di te, hai una forte energia, mi piacerebbe poter parlare con te, mi piacerebbe che provassi a metterti in contatto con me, perché avremo proprio bisogno del tuo aiuto, avremo bisogno di risposte. Vorrei con tutto il cuore dacci un segno, dammi un segno, vorrei capire qualcosa in più. Tu hai visto il tuo assassino, tu sai chi è, se puoi darmi un segno, qualunque cosa. Io credo molto in te. So che siete sempre state delle persone probabilmente screditate ingiustamente, ma io non credo che questo sia giusto. Non credo che sia giusto e anzi ti sto dimostrando la mia fiducia. Vorrei veramente tanto che mi dessi un segno. Lo puoi fare, per favore? Andrea, sei qui? Correndo. Aspetta. Ok. Ok. Chi c'è? Giuro che ho sentito un rumore.
Non mi sono sbagliata. Non mi sono sbagliata. Io ho visto una persona scappare da questa parte. Ma non sono riuscita a vedere chi fosse. Qualcuno mi stava spiando. E questo bottone di chi è? Andrea? Andrea, ne sai qualcosa? Andrea? Oh mio Dio. Oh mio. Pagare affitto a Margaret. Aspetta! Pagare affitto a Margaret. Porca vacca. Raga. Che c'è? Raga. Cosa? Oh. Siete ancora qui? Beh, dove siamo? Sì, siamo qua. Raga, che ci crediate o no, Andrea ha risposto. Per me ha risposto lei. Andrea ha risposto. Ha risposto alle nostre domande. Viva. No, guardate che cosa è suonato sul suo telefono. Ce l'avevo sopra con me. Porca vacca, gara affitto a Margaret. La casa è della suora. Esatto. Questa casa qui è di Margaret.